La società ha voluto l'ingresso di membri che venivano dalla Sagittario, il calcio a 5 di Prato La Peligna. Sappiamo che con il loro ingresso abbiamo apportato ancora di più tanta qualità. A noi è dispiaciuto tantissimo chiudere la bellissima esperienza che abbiamo fatto in campionato nazionale di calcio a 5, però sono scelte difficili, ma le scelte vanno fatte e abbiamo fatto questa, speriamo che sia quella giusta. Fino ad oggi abbiamo preso i due attaccanti Pendenza e Ibra. E sono due di spessore come attaccanti, sono una buona coppia, una coppia importante per quanto riguarda l'attacco. Poi abbiamo l'ingresso, abbiamo anche la presenza di due argentini, Castro e Aguirre, che uno viene dalla Palmese, e un difensore centrale e uno in esterno alto. E poi abbiamo tanti giovani che vorremmo lanciare in questo campionato. Attualmente possiamo dire che la squadra è quasi completa, sicuramente ci stiamo guardando ancora attorno per cercare di ottimizzare e migliorare quelli che sono i reparti, soprattutto quello di centrocampo, però possiamo dire che ad oggi siamo quasi all'80% della formazione tipo. Se arriverà qualcuno, arriverà un reparto difensivo, un reparto di centrocampo, dove siamo un po' più limitati come numero. Io amo giocare al di fuori del modulo che possa essere, comunque mi fa piacere avere una squadra rognosa, una squadra grintosa, una squadra a cui possa essere molto difficile fare gol, e quelle sono, diciamo, l'identikit delle mie precedenti due squadre che ho allenato nelle altre due mie avventure. Sicuramente adesso abbiamo anche molta qualità davanti, sarà una squadra difficile da affrontare. L'obiettivo nostro è quello della salvezza e cercheremo di raggiungerlo il prima possibile.